Che cos'è il significato? Partiamo dal concetto che il significato viene prima dei dettagli. Chiariamo subito che cos'è, per me, il significato. Per me il significato è la parte concettuale di ciò che studi, leggi, ascolti e sperimenti sulla tua pelle, mentre per me i dettagli costituiscono la parte meccanica esecutiva che costituisce l'esternazione della parte concettuale che abbiamo visto prima. Questa è una scala in ordine cronologico e di importanza. Ti ripresento in questo ordine perché, secondo me, il contrario genera superficialità, mancanza di spessore, sia nella musica sia nella tua vita. Non credo che i due ambiti siano separabili. Difficilmente una persona è superficiale nella vita e profonda nella musica che scrive o interpreta e viceversa. I grandi musicisti che ho avuto l'onore di conoscere e frequentare e quindi di analizzare erano sempre coerenti. Stando a contatto con questo tipo di persone sono stato portato a leggere e studiare libri che esulavano dai classici esercizi per il mio strumento. Questo perché loro, in fondo, hanno capito che io volevo scendere più in profondità. E allora hanno cominciato a fare una cosa meravigliosa. Hanno cominciato a darsi. Mi hanno consigliato di leggere libri di musicologia, di biografie di grandi artisti che hanno sconvolto la storia della musica e che quindi l'hanno influenzata in maniera profonda. E poi ovviamente mi hanno consigliato di ascoltare dischi di musicisti provenienti da culture molto lontane dalla mia. Ma soprattutto mi hanno fornito gli strumenti per analizzare la musica, anche quella che a me all'epoca risultava un po' più ostica, tipo il jazz, la musica classica o la musica etnica. In questo modo la mia mente si è aperta, si è espansa e ho potuto apprezzare cose che fino ad allora non avrei nemmeno immaginato che esistessero. Ovviamente tutte queste informazioni, queste nozioni si sono infiltrate nel mio cervello e ovviamente hanno influenzato il mio modo di suonare, il mio modo di vivere, il mio modo di insegnare, il mio modo di ascoltare. Insomma, hanno influenzato tutta la mia vita. Perciò costruisciti un bagaglio culturale. Leggere libri riguardanti l'argomento musica è fondamentale per approfondire la tua conoscenza della musica stessa e dei personaggi che ne hanno influenzato la storia. Ci sono almeno tre categorie da saccheggiare che riguardano la cultura musicale. 1. Saggistica, cioè tutto ciò che riguarda la musica come fenomeno sociale, psicologico e antropologico. 2. Storia della musica e della sua evoluzione stilistica, come ad esempio la nascita del funk, del rock, del jazz, del blues. 3. Biografia degli artisti che più ti interessano, incuriosiscono e che comunque hanno lasciato un segno. Ti incoraggio anche a spingerti un po' nei meandri scientifici che riguardano il comportamento del cervello e del tuo corpo. Potrebbero esserti d'aiuto per comprendere meglio il tuo funzionamento in generale e per poi applicarlo alla tua musica e soprattutto all'insegnamento, se è una cosa che tu vuoi fare o stai già facendo. In conclusione aggiungerei anche lo studio della biografia di grandi personaggi di successo che non necessariamente appartengono al nostro settore, come per esempio pensatori, filosofi, imprenditori, manager, formatori, scienziati, scrittori, attori. Ti servirà per capire come queste persone hanno raggiunto il successo e magari potresti seguire il loro esempio adattandolo al tuo campo.